Back of Italia Celebrity Edition 2017 Tosca d'Aquino e Francesca, la gioia sui social. Back of Italia Celebrity Edition 2, anticipazioni prima puntata dell'8 dicembre 2017, ecco le coppie che prenderanno parte alla seconda edizione del Cooking Show. Tosca d'Aquino e la sua amica Francesca sono le vincitrici di Back of Italia Celebrity Edition 2017. Una vittoria che ha messo d'accordo tutto il pubblico che, sin dalle prime battute iniziali, ha capito che l'attrice napoletana avrebbe portato a casa la vittoria. Napoletana e con la passione per la cucina, Tosca ha saputo tirare fuori, insieme alla sua amica, tutto il suo talento per la pasticceria. Subito dopo l'elezione del vincitore, Tosca d'Aquino ha esultato sui social pubblicando su Instagram la prima foto insieme alla sua amica Francesca. Evviva, siamo le vincitrici di Back of Celebrity. Cancelletto amiche dolci, scrive l'attrice. Non avevo dubbi che avreste vinto. Bravissime e bellissime, appena ti ho vista ho detto, Tosca vince, belle che siete, hanno scritto i fans che hanno seguito la loro beniamina anche nella dolce avventura in TV. Anche la puntata di Back of Celebrity Edition 2017, dunque, è piaciuta molto al pubblico. Cliccate qui per vedere il post, aggiornamento di Stella Di Benedetto. Back of Italia Celebrity Edition 2, diretta. Anche la puntata versione VIP di Back of Italia è stata amata e seguita sui social, ecco i tre più belli. Chiocciola che fcarrara, mia nonna guardava Cancelletto Back of Italia solo perché c'eri tu, e ti chiama il dolce principe dei dolci. Due punti P e io concordo con lei, non può essere già finito, ridatemi Damiano, l'ho visto così poco oggi Cancelletto Damiano Frida e Cancelletto Back of Italia. Sarebbe stato bello anche avere tipo una collaborazione tra VIP e concorrenti classici. Immaginate cosa sarebbe potuto uscire dalla coppiata mamma di Fiordaliso Giustina Cancelletto Back of Italia Cancelletto Back of Italia Celebrity Edition, Yaki la furia, Damiano oh amore e dove sei in la prossima puntata si preannuncia estremamente tras. Adoro, il fatto che la versione VIP di Cancelletto Back of Italia duri meno di quella normale, io non lo accetto. Chiocciola che fcarrara dai, resta con noi fino alle 22:40, o almeno dammi la buonanotte, altrimenti vado a letto piangendo. Cancelletto Damiano Frida e Cancelletto Back of Italia. Vincono Tosca e Francesca. Chi avrà vinto la prova a Case Cake? Si comincia con gli assaggi al buio. Alcuni hanno avuto degli evidenti problemi, chi con gli ingredienti, chi con i tempi di cottura, chi invece con la decorazione. Tempo di classifica, ultimi The Pozzolis Family, poi Fiordaliso e la mamma, seguono Gigi e Karen, poi le sorelle Carrisi, quarto posto Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro, medaglia Ido Bronzo Carmen ed Enzo Paolo, secondo posto Giorgia e Roberto, vincono Francesca e Tosca. Garantire acqua sicura e pulita in Eritrea è il progetto UNICEF che Tosca e Francesca hanno scelto per la loro vittoria. I concorrenti firmano il loro grembiule che potrà essere vinto sul sito stesso dell'UNICEF. Prossima puntata venerdì prossimo con altri concorrenti, tra cui Yaki la Furia e Fabio Troiano. Chi vincerà settimana prossima? Seconda sfida, prova tecnica. Seconda manche di Back of Italia Celebrity Edition 2 è quella tecnica, la sfida sarà replicare un dolce famoso, la Case Cake. Che però non sarà classica, sarà una interpretazione di Damiano Carrara, Case Cake con la mozzarella di bufala. Il premio per Tosca e Francesca è la possibilità di usufruire dell'aiuto di Damiano per 5 minuti e dare una sbirciata alla torta finita dello chef Fiordaliso e la mamma Carla dovranno invece mangiare tutti i loro bignè preparati in precedenza prima di iniziare la prova. 90 minuti a disposizione per la prova tecnica.
Tantissime difficoltà per i VIP che non riescono a seguire alla perfezione la ricetta di Damiano. Tosca e Francesca hanno donato 2 minuti del loro bonus alle sorelle Carrisi. Clam dà un consiglio trucco a Gigi e Karen, come controllare bene la temperatura dei dolci in abbattitore. Chi avrà vinto invece questa seconda sfida? Arriva Katia Follese, porta ai giudici un CV per entrare nel mondo della pasticceria e diventare la conduttrice di Junior Bake Off. Prima sfida con i Bignè. Inizia la prima puntata speciale di Bake Off Italia Celebrity Edition, le coppie in gara si presentano al pubblico e raccontano le loro primissime emozioni per la sfida dolciaria. Che tanta emozione ed entusiasmo e i concorrenti sono pronti a sfidarsi nei loro banconi davanti ai giudici. Le coppie fanno il loro ingresso sotto il tendone. È tempo di indossare i grembiulli. I VIP sono pronti e raccontano le loro esperienze ai fornelli. Come detto da Benedetta Parodi, la sfida avrà come obiettivo la raccolta fondi per l'UNICEF. I giudici raccomandano ai concorrenti sugli aspetti da tenere in considerazione sempre per ogni sfida. Prima prova, riempire dei bignè con crema pasticcera in solo 3 minuti. Chi avrà riempito più bignè avrà un grande vantaggio, l'ultimo avrà uno svantaggio. La prima manca non è stata proprio delle migliori e nonostante la prova sembrasse davvero semplice non tutti sono riusciti a fare un buon lavoro. I giudici passano all'assaggio dei bignè, chi avrà vinto la sfida? Ad aggiudicarsi la sfida sono Tosca e Francesca, ultimi invece Fiordaliso e sua mamma. I concorrenti si presentano. Prima puntata della Special Edition di Bake Off Italia, edizione celebrity con tante coppie di famosi insieme per aggiudicarsi il premio di miglior pasticcere VIP. A sfidarsi questa sera Tosca d'Aquino con l'amica Francesca Piccolo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Roberta Lanfranchi e Giorgia Luzzi, la Pozzolis Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, gli sportivi Karen Puzzeri e Luigi Mastrangelo, il protagonista della serie Alex e con Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro, le sorelle Carrisi, Cristel e Romina, Fiordaliso con la mamma Carla. E a giudicare come sempre gli irrinunciabili Clelia D'Onofrio, Damiano Carrara e il maestro Ernst Knam. A condurre il programma e le sfide sotto il tendone di Bake Off ovviamente Benedetta Parodi. Appuntamento alle 21:10 sempre su Real Time. Tutto pronto per la sfida tra VIP. A pochi minuti dalla prima delle 2 puntate speciali di Bake Off Italia Celebrity Edition 2017, tutti i fan del noto programma di Real Time si sono dati appuntamento sui social per commentare, in anteprima, il cast prescelto per la sfida. Secondo molti telespettatori, infatti, alcune delle celebrità sono in realtà del tutto sconosciute, di conseguenza non meritevoli di trovarsi in quel contesto dedicato invece alle star. Di seguito, vi segnaliamo i commenti più velenosi pubblicati su Facebook nelle ultime ore. Chissà come mai, quando si parla di programmi in cui vengono invitati i VIP, ci sono sempre quello che non se li fila nessuno, che proprio celebrity non possono essere considerati, che è anche MasterChef VIP, vuoi che non veniva fatto anche qui? Che poi? Chi sono tutti questi? Dopo la peggiore edizione di Bake Off, mi sembra giusto dare il colpo di grazia a questo programma. Punto il cast dello show riuscirà a conquistare il pubblico a casa? Ah! Grande attesa per la Pozzolis Family. Che grande attesa per la puntata di Bake Off Celebrity Edition in onda questa sera, 8 dicembre, su Real Time. Il web è in fermento ma i più attesi di questa sera sono loro, la Pozzolis Family. Una famiglia ben nota sul web, composta da Gianmarco Pozzoli, 45 anni, già avvolto di Zelig e di Fiction come un passo dal cielo, Alice Mangione, 32 anni, anche lei comica e attrice e i loro 2 bambini,
Josué, 2 anni, e Olivia Tosca, 3 mesi. In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, la coppia ha parlato dell'enorme successo riscosso sui social dichiarando il loro segreto: non facciamo finta di essere perfetti. Il messaggio è, ragazzi, commettiamo errori quotidianamente. Abbiamo la fortuna, sfortuna di non avere famiglie pressanti intorno a noi, questa cosa ci permette di continuare a sbagliare e a imparare. Abbiamo scoperto che l'insidia più grande per i neogenitori sono i giudizi del mondo esterno. Io dico sempre, lasciateci sbagliare. La ricetta perfetta per crescere i figli non esiste. La quinta edizione di Bake Off Italia 2017, proprio una settimana fa è giunta al termine con la vittoria, nemmeno tanto inaspettata, di Carlo Beltrami, il serramentista della provincia di Bergamo con il sogno di aprire una pasticceria tutta sua. Dopo l'edizione NIP, esattamente come per il Grande Fratello, arriva in pista l'edizione con in studio dei personaggi famosi. Il progetto condotto da Benedetta Parodi, aveva già preso il via lo scorso anno e, data la sua formula decisamente vincente, si è pensato bene di replicare l'esperimento allungandolo un poco. Ed infatti, a differenza della scorsa edizione, andranno in onda ben 2 appuntamenti. Le 2 puntate speciali saranno interamente a favore del progetto di Unicef ed infatti, l'intero ricavato della coppia vincitrice andrà proprio nelle mani della famosa associazione. In studio, sotto il mitico tendone del programma, si sfideranno ben 16 personaggi divisi in coppie da 2 per gli appuntamenti che vedremo oggi, venerdì 8 dicembre, e la prossima settimana, 15 dicembre. Eccovi le anticipazioni a seguire. Bake Off Italia Celebrity Edition 2017, ecco le coppie in gara. Dopo il grande successo dello scorso anno, gli aspiranti pasticceri vi raddoppiano l'appuntamento di Bake Off Italia con la Celebrity Edition. L'8 e il 15 dicembre alle ore 21:10 su Real Time, canale 31 del digitale terrestre, Benedetta Parodi, insieme ai 3 giudici Ernst Knam, Clelia D'Onofrio e Damiano Carrara, condurrà l'appuntamento che vedrà poi i 3 intenti a valutare i concorrenti famosi. Le 16 coppie in gioco saranno i protagonisti assoluti di 2 appuntamenti speciali con l'obiettivo di sostenere l'Unicef. Nella prima puntata di stasera, vedremo sotto il mitico tendone, Tosca d'Aquino con l'amica Francesca Piccolo, Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi, Roberta Lanfranchi e Georgia Luzzi, la Pozzolis Family, formata da Gianmarco Pozzoli e Alice Mangione, gli sportivi Karen Puzzeri e Luigi Mastrangelo, il protagonista della serie Alex e con Leonardo Cecchi con il fratello Alessandro, le sorelle Carrisi, Cristela e Romina, Fiordaliso con la mamma Carla. Per quanto riguarda la location, sarà esattamente la stessa delle passate edizioni con protagonisti non famosi. I progetti Unicef e le info social. Dalle 21:10 circa, torna in pista Benedetta Parodi con una nuova puntata speciale, Bake Off Italia Celebrity Edition. 12 personaggi famosi si sfideranno divisi in coppie e per 2 puntate, per realizzare torte e pasticcini gustosi giudicati del re del cioccolato Ernst Knam, la giornalista Clelia D'Onofrio e il pasticcere toscano Damiano Carrara divenuto famosissimo in America. La gara di solidarietà andrà in onda sia stasera che il prossimo venerdì per 2 appuntamenti benefici che vedranno mettere all'asta i grembiuli autografati dei VIP, il cui ricavato verrà devoluto totalmente a favore di 2 importanti progetti targati Unicef, Rifugiati Siriani Istruzione Eritrea Acqua. L'appuntamento speciale condotto nella prima serata di Real Time da Benedetta Parodi potrà essere seguito in diretta attraverso i social network tramite l'hashtag, cancelletto Bake Off Italia. Per commentare invece, potete serenamente interagire con i canali ufficiali di Real Time, presenti sia su Facebook,
Twitter, con divertentissime GIF animate, e Instagram.